Ciao a tutti ragazzi, sono Piccola Caggi e oggi volevo farvi vedere gli acquisti di questa mattina. Partiamo con la Planet Manga, di cui ho preso Vampire Knight numero 7 al prezzo di 5,50 euro. Questa è la versione deluxe con sopra copertina. Poi La scoperta dell'amore numero 10 al prezzo di 4,30 euro. E l'ultimo acquisto della Planet, che quasi tutti hanno preso e che anch'io ho voluto prendere solo per vedere com'è, è Black Butler, al prezzo speciale di 1 euro, il numero 1. E dal numero 2 costerà 4,30 euro. Io l'ho preso solamente per curiosità e perché via, costava 1 euro, ho detto va, proviamo. Non mi attira più di tanto, ma vedremo un po'. I disegni sono molto carini. C'è un tratto particolare secondo me. Vedremo un po' se continuarlo o no. Poi, della Star Comics ho acquistato solamente Love Begins numero 2 al prezzo di 4,30 euro. Il primo mi era piaciuto molto, vedremo un po' come sarà il secondo. E l'ultimo acquisto, che è della GP Publishing, è Devin Devil, la spada del demone, il numero 1, al prezzo di 3,90 euro. Anche questo mi sto a attirare, i disegni si sono messi veramente carini. Vedremo un po' anche se continuare questa storia o no. Allora, gli acquisti sono stati questi: Devin Devil numero 1, Love Begins numero 2, Black Butler numero 1, La scoperta dell'amore numero 10 e Vampire Knight Deluxe numero 7. Se volete sapere dei pareri, chiedetemi delle recensioni, quello che volete, chiedete, e sarò felice di rispondere. Ci vediamo al prossimo video, ciao!